Una peculiarità del pastorizzatore Flow 70 è che una volta che abbiamo preso la nostra pastorizzata in quantità a noi necessaria, possiamo sistematicamente procedere anche alla pulizia del rubinetto. Questo ci permette di avere sempre una perfetta igiene della macchina. In che modo? Schiacciando questo tasto ci permette di far uscire dell'acqua che va a lavare completamente il rubinetto della parte interna in questo modo. Garantendoci una perfetta igiene e una perfetta sanificazione del rubinetto. Una volta che abbiamo tirato fuori tutta la nostra miscela, possiamo anche procedere a un risciacquo della vasca interna. Il Flow 70 è dotato di un rubinettino interno, un radiatore interno, che è attivabile dallo stesso pulsante con cui noi precedentemente abbiamo usato per risciacquare il nostro rubinetto. Quindi basta tenerlo premuto, in questo modo possiamo introdurre dell'acqua nella nostra vasca. Possiamo anche lasciarla andare e in maniera depositata lui prosegue insidiosamente dell'acqua, se no fermarci quando noi vogliamo, come nel nostro caso. Possiamo abbassare il nostro coperchio e, attivando questo pulsante, aiutiamo la macchina a sciacquarsi. Una volta sciacquato possiamo procedere all'escursione della nostra acqua interna. Una particolarità che il loro ha studiato sull'albero dell'agitatore è questa scala graduata che in qualsiasi momento ci dà la percezione della miscela che noi abbiamo all'interno del nostro pastorizzatore e ci permette di programmare le nostre lavorazioni. Innova, Flow 70.